Ghiseri, sono giorni che si ragiona su questo comportamento responsabile europeista di Berlusconi che potrebbe anche offrire una sponda istituzionale ad una nuova maggioranza. Oggi però, ed era nostro ospite, Pietro Senaldi dice in realtà c'è un patto, assicurare a Prodi l'ascesa al colle più alto e garantire a Silvio Berlusconi la seggio da senatore a vita che lo riabiliterebbe completamente. È un'ipotesi è plausibile o solo fantapolitica? La politica ci ha abituato a non stupirci di nulla, quindi è evidente che l'ipotesi del direttore di Libero potrebbe essere sicuramente uno dei campi da esplorare. È anche vero che siamo in uno stato ancora di emergenza fino al 31 luglio, in una posizione molto complicata anche per il futuro. E noi dobbiamo ragionare da qui al prossimo anno, al 2021, quando inizierà il semestre bianco. Quindi in questa posizione, in questa divisione ci sono molti ruoli in gioco, ma soprattutto bisogna ricordare una cosa, che gli italiani non vogliono aspettare, non hanno bisogno di attendere, hanno bisogno di vedere un futuro, hanno bisogno di vedere figure istituzionali che siano capaci, perché una delle situazioni più importanti che emerge è quella della comprensione guardando la competenza. Quindi l'italiano dice io ti appoggio, sono con te, ma tu devi essere competente, devi riuscire a trovare quella strada. Ecco, noi di fronte abbiamo due persone come Prodi e Berlusconi che negli anni scorsi, come lo racconto anche nel mio libro, nei loro duelli, hanno dimostrato la loro competenza. Ognuno per la sua strada, condivisibile o meno, però di sicuro una competenza che forse molti, quando noi facciamo le interviste, richiedono ancora. Allora, la competenza che raccontava Ghisleri nel libro è La Repubblica dei Sondaggi, un lungo viaggio, un lungo diario dietro le quinte della politica.